Ciao a tutti, siamo alla presentazione della Business Solution di LG, siamo qui con Andrea Ronchetti, merchandiser Lombardia, che ci presenterà il nuovo monitor Super LED LG. Buongiorno a tutti, questo è il nostro nuovo top di gamma Super LED, la serie 90, è un prodotto di punta sia dal punto di vista estetico che tecnologico. È il monitor più sottile al mondo, infatti è spesso solamente 7.2 mm. Ha tutta l'elettronica e tutti gli ingressi sono posizionati sulla base. Infatti potete notare che esternamente, nella parte di dietro della base, ha gli ingressi HDMI, DVI, VGA e il jack delle cuffie. Sempre sulla base sono posizionati i comandi, tutti touchscreen, ti puoi muovere nel menu in maniera molto semplice ed intuitiva per poter modificare varie gamme di colore, di luminosità e di contrasti. Questo monitor è un monitor top di gamma oltre dal punto di vista estetico anche dal punto di vista tecnologico, appunto. Infatti è un 10.001 di contrasto con un tempo di risposta bassissimo di soli 2 millisecondi. È un'elettronica molto, molto raffinata nella ricostruzione delle immagini. È considerato un super LED da noi per quattro motivi principali. Ha un super contrasto, ha una super qualità di immagine determinata dall'elettronica molto, molto raffinata. È un super slim, appunto, ripeto, il monitor a LED più sottile al mondo, non esistono monitor così sottili di spessore, e ha un sistema di risparmio energetico volto appunto a risparmiare al massimo l'energia. Ci puoi dire se è già in vendita e a che prezzo? È già in vendita presso quasi tutte le catene, si posiziona a un prezzo di 299 euro. Anche l'arrivo della nostra serie 81, che è una serie leggermente inferiore alla serie 90, con un prezzo un attimino inferiore. Ha sempre tutta l'elettronica sulla base, per cui tutti gli ingressi, l'HDMI, il VGA, il DVI, posti posteriormente sulla base, e i comandi touchscreen sempre sulla base. Rispetto alla serie 81 è leggermente più spesso, in quanto anziché essere 7 mm è 11,7 mm, che comunque è una dimensione ridottissima rispetto anche ai monitor dei competitors, e ha un tempo di risposta leggermente più elevato, 5 millisecondi anziché 2 millisecondi. Il contrasto invece è sempre di 10.001. In più della serie 90 ha il Super Pure Resolution, che è un particolare software che ti permette di ricostruire al meglio segnali in bassa definizione. Parlando concretamente, un filmato di YouTube messo in full screen, hai la possibilità di vederlo con una qualità decisamente superiore rispetto a quella dei monitor tradizionali. Si prevede anche l'arrivo della serie E51, un monitor a LED con le stesse caratteristiche della serie 81, che si posiziona a un prezzo ancora inferiore poiché è leggermente diverso dal punto di vista estetico. Non avrà più gli ingressi posti posteriormente sulla base e i comandi touchscreen sulla base, però le caratteristiche tecniche sono le stesse della serie 81. Qui troviamo esposta la nuova gamma Super LED IPS. Andrea, ci puoi dire quali sono le caratteristiche di questa serie? Certo. Partiamo intanto dal nome. IPS significa in plane switching. La definizione fa riferimento all'orientamento delle celle di cristalli liquidi del display che vengono disposte in direzione orizzontale. Questo ti consente di avere dei notevoli vantaggi dal punto di vista tecnologico. Il primo è quello di avere un'eccellente visione da qualsiasi angolo. Infatti la gamma cromatica è esenta da distorsioni e hai la possibilità di avere una riproduzione molto, molto più naturale a livello di qualità di tonalità. Il secondo vantaggio è quello di avere un ridottissimo tempo di risposta, ciò attenua l'affaticamento visivo. Infatti attraverso i pannelli IPS hai la possibilità di vedere immagini in movimento con dei leggerissimi effetti di distorsione rispetto ai monitor tradizionali. L'ultimo vantaggio, che non per importanza però,
è la riproduzione di del colore in maniera estremamente fedele. Infatti il pannello IPS riproduce le immagini con la massima scala colori dell'originale. Soprattutto, ad esempio, se tu, parlando in termini pratici concreti, vuoi vedere le tue immagini sul tuo monitor a LED, hai la possibilità di avere dei colori perfettamente, di vedere dei colori perfettamente fedeli alla realtà. L'incarnato, il giallo, il rosa, il verde saranno molto più fedeli rispetto ai monitor a LED tradizionali, e questo potrà rendere felici molti appassionati di foto e di video. Questo ci puoi dire invece l'allineamento del prezzo e la disponibilità? Questo prodotto è già disponibile, è già in commercio, si posiziona a 219 euro, che è un prezzo molto interessante vista la qualità del prodotto. Ed è un 22 pollici? È un 22 pollici, l'IPS 226. Le serie 80 sono i nostri monitor TV a LED top di gamma, già presenti in tutte le catene, in tutti i punti vendita. Sono presenti in 22, il polliciaggio è 20, 22, 23 e 27 pollici, e i modelli 2280DF e 2380DF sono integrati da un woofer. Dai 22 pollici in su le serie 80 sono tutti Full HD con un contrasto di 5 milioni a 1, un tempo di risposta di 5 millisecondi. Tra le caratteristiche distintive di questo monitor TV citiamo l'audio, che è caratterizzato da due diffusori di 5 watt l'uno e non 3 watt come quello dei competitors. I modelli con il woofer integrano altri 7 watt. L'aspetto qualitativo di questo prodotto è l'aspetto dello spessore, infatti è spesso solo 16.5 mm, quindi è un monitor a LED veramente sottile. Infine l'USB esterna permette di vedere foto, film, musica e di collegarvi non solo chiavette ma anche hard disk esterni. Grazie mille Andrea. Prego.